Allora ragazzi, oggi un'altra giornata speciale. Mi sono alzato come al solito, Milano davano piogge, brutto tempo. Ultimo sguardo al meteo, ho trovato che a Torino davano sole con un po' di nuvolette. Sono scappato qua e sono venuto a Torino con questi colori già pazzeschi. Guardate qua che bello. E sto facendo l'avvicinamento, che praticamente è nullo. Ho parcheggiato in paese perché mi dicono che nel parcheggio aprono le macchine, e quindi un po' più indietro, e devo andare sulla ferrata della Sagra di San Michele. Quindi una cosa moderatamente difficile, però mi dicono che è bellissimo, e quindi ho colto l'occasione oggi per farla con un po' di sole, così potrebbe venire anche un bel video. C'è molta umidità, quindi sarà un po' umida ed è abbastanza lunga, e quindi ci vediamo dopo su Inferrata, che oggi sarà un'altra giornata top. Allora, sto salendo per la ferrata della Sacra di San Michele. È molto facile, però al mattino un po' presto è leggermente bagnata, tutto qua, però molto facile e intuitiva, facile facile, è anche bella da vedere. Sono partito da lì sotto e adesso andiamo su di qua. Eccoci qua, primi pezzettini più carini. Sono qui. Si va su, la giornata è stupenda, a Milano davano pioggia. Incredibile, azzeccatissimo. Ok, mia ferratina in solitaria, non ha prezzo, però ricordatevi che lo faccio io, quindi miei solerissimi. Se cado, qualsiasi cosa faccia, ricordatelo. Ok, oh, una bella gradinata adesso abbiamo. Va bene. Ah, magari si fa un po' più sul serio forse adesso. Ci sono un po' troppo attacchi per i miei gusti, però vabbè, dall'altra parte per la sicurezza è meglio, perché inizia. Allora, ci sono questi quattro gradini leggermente che buttano fuori. Niente di che. Oh, pezzettino un po' strapiombante, che dà quella bella sensazione. Mi devo mettere in maniche corte. Partito da Milano con la nebbia, incredibile. Oggi l'ho azzeccata, guarda, ma la grande proprio. Ok, qui si va su belli dritti. Siamo su una bella placca e niente, manca, non ci sono staffe, tranne due staffe, però
Penso vedo molti buchi. Penso che non ci sia problema. L'unica cosa è il mattino presto, come ho detto, leggermente scivolosa, ma no, si sale bene. Però come vedete è un continuo cambio. Continuo. Troppo corto, non si fa tempo neanche a mettersi qualche pezzettino. Qua ci vuole. Ragazzi, giornata stupenda, ci ho colto veramente il nocciolo della questione. Qui praticamente sole e si sta da Dio. Già c'è un paesaggio e siamo solo all'inizio. Non vedo l'ora di vedere il ponte. Consiglio che posso dare, anche se non sono un professionista, è di guardare bene quello che si fa. Come adesso stavo facendo una cazzata, ero troppo al di sopra della corda, il filo d'acciaio, stavo passando al di sopra, vedi, sono cazzate che si fanno. Quindi si passa sotto, si guarda bene dove appoggiare i piedi e si progredisce. È bello perché ogni tot hai questi pezzi enormi che ti fanno riposare, se vuoi, con una vista bellissima. Adesso progrediamo, eccola là sulla di San Michele. Allora, eccoci qua, siamo arrivati al ponte, fantastico cazzo, non me lo immaginavo così lungo, e là sale anche da Dio, la vista è stupenda, fantastica. Ragazzi, adesso ci mettiamo in questo ponte. Ok ragazzi, ok, questo ponte, guardate che colori sotto. E finalmente ci siamo fatti anche il ponte della saga di San Michele. Ma è lunghissimo, cazzo. Porca trota. Minchia, quanto è lungo. Fingers to the sky, way back.
driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door the memories. Arriviamo a questo canalino stretto stretto, niente di difficile, però carino proprio perché è piccolo. Questa bella vista. E si esce. Stop the time. Way back when we didn't care what they said. People could stare at it. Allora ragazzi, qui a mia sorpresa c'è un altro ponticello che si può anche evitare scendendo giù, penso. Però essendo piccolino lo facciamo. Beh, abbiamo fatto quel ponte là. Figurati se non facciamo questo. Un bello ballerino, però si fa da Dio. Carino. L'altezza c'è qua, anche se siamo praticamente 926 di quota e dovrei essere quasi arrivato, se non sbaglio. Wow, madonna ragazzi, indescrivibile quanto è bello. Ragazzi, ci siamo. Eccola lì, l'abbazia, la sai. Wow, mi ha fatto tutta la tirata. Infatti il fiatone si sente, Quando si finisce la ferrata si scende giù per questo percorso sulla destra e poi penso poi risalire all'abbazia, che non ho visto altre vie, quindi staremo a vedere. Allora io mi sono perso completamente nel bosco, sono sbucato qua proprio all'entrata dove c'è, si paga il ticket per entrare, quindi non ho voglia di pagare il ticket, che ho già speso un botto a venire qua. Si pagano 40 euro d'autostrada andata e ritorno da Milano. Adesso vado giù a cercare un bar e poi vi spiego com'è stata la ferrata. Comunque il posto è fantastico qua, l'abbazia è fantastica. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when, way back when, way back when. Remember when my father taught us how guitar, and we started up a band.
Allora ragazzi, sono sceso giù, la ferrata è finita e sono arrivato su fino in cima. Non sono entrato col biglietto perché poi stava venendo brutto e quindi non avevo voglia di prendermi la pioggia per vedere tutto dentro l'abbazia. Comunque la ferrata è molto bella, io l'ho fatta tiratissima in 2 ore, me la davano per 3 ore e mezza, non ho capito se tutto il giro o no. Un'oretta a scendere, incontrando due soccorritori in elicottero, cazzo, elicotteristiche tremendi, simpatici, e quindi bella, molto facile, con dei pezzettini comunque per stare un minimo attenti, ma un minimo, e quindi una vista della Madonna su dove c'è l'abbazia, è molto bella. Però poi arriva gente e tutto, sarebbe bello farla quando non c'è nessuno, insomma, perché poi arriva sulle famiglie e tutto. Il posto è veramente bello. La giornata a Milano pioveva, faceva brutto, e qua ho beccato il sole, quindi è stato veramente carino. E adesso vado al birrificio, che fanno anche da mangiare, mi hanno detto, e mi bevo qualcosa e poi torno a casa. Vi lascio con questo fiumiciattolo molto carino. Questa è la strada che porta alla ferrata, e praticamente la ferrata ha un attacco immediato, cioè da dove c'è il parcheggio, io ho parcheggiato più lontano, però da dove c'è il parcheggio parcheggi e scendi e sei già in ferrata, parti immediatamente, quindi zero riscaldamento. Vabbè, questa è una notizia, quindi è bellissima, bella, e alla prossima. Allora, mi sono fermato nella birreria San Michele e adesso mi mangio un bel... io una pizza, ma potrei mangiarmi anche un bel hamburger con la mia birretta. Mi rilasso e poi partenza. Giornata stupenda, andata di lusso, scappando da Milano e venendo qui a Torino a trovare il sole. Bellissimo. Sky. I remember thinking if I only could stop the time.